Italia per parlare del libro del signor Chiuso, quale ha, possiamo dire, fatto una sorta di lavoro molto particolare nei confronti del suo paese nativo, concretato da me che ha voluto in qualche modo dedicare alla sua terra e a tutti i suoi cittadini. Prima di entrare nel merito del libro, quindi di addentrarci nelle storie di quel composto, io volevo presentare tutti quelli che con me sono che rappresentano qui questo convegno, cominciare dal sindaco costituente, da Renzi, da vice sindaco Elina Cervo, da Ron Sciarretto, che è capellano militare, e a Napoli, ma è un sentito, quindi sicuramente molto attento e interessato, quindi naturalmente di non sapere. Abbiamo un attore che ci leggerà alcuni passi del libro, quindi sarà un elemento in più, un punto in più per poter approfondire il tema, che si chiama Il Multifondo. E l'ultimo punto, l'autore del libro, che è lui giusto, che è qui vicino a me, a quale probabilmente lasceremo la parola per la maggior parte. Prima di cominciare volevo passare ai saluti sindaco, vice sindaco e tutti quanti i componenti del campo. Ora seguo il sindaco di formalmente introdurre la serata. Grazie. Grazie. Naturalmente un saluto affettuoso all'autore Gino Zuzzolo, al parroco e al cappellano militare, il nostro caro Don Mario, al giornalista dottor Zuzzolo e quindi Gino, è risaputo il legame di amicizia che ci lega da una vita, amicizia e affetto, un legame che si fonda sul vissuto, su ricordi che abbiamo in comune. Sia ben chiaro, Gino è più anziano di me. Questo è tantissimo. Però una volta, tanto tempo fa, quando si usciva di casa in compagnia, si usciva in genere per il pellegrinaggio o a Montevergine o a Pol-. Ebbene, quando si usciva tutti insieme, si usciva in tre generazioni. Bambini, tra cui io, vero Gino? Giovani, tra cui Gino, e poi i nostri genitori più anziani, i nonni che erano in buona salute. E questo lo possiamo notare dalle foto che Gino ha raccolto. Abbiamo veramente tre generazioni, tutte e tre insieme, perché a noi i giovani non avevano la macchina per uscire da soli, non si concepiva che c'erano delle storie ragazzi che avevano questa necessità di uscire da soli, quindi si usciva insieme. Ecco perché i personaggi descritti e i fatti raccontati nel libro La mia leggenda sono ricordi che appartengono sì all'autore, ma anche a tutti noi, anni 40, 50, giusto? Per arrotondarsi, di tutti noi che siamo quelli nati in casa, gli ultimi esemplari. Quella memoria, oggi non è più orale, è una memoria scritta, grazie al lavoro che ha fatto Gino Zuzzolo, che richiama quindi l'idea di una collettività che ci appartiene e quindi è patrimonio di tutti noi. So che il nostro autore non ha delle età di letterato, anche se a volte parla poco, con un linguaggio ricercato, un po' confuso, e credo di non fargli torto se affermo che nel suo libro La mia leggenda è l'urgenza che si racconta con le mani di Gino Zuzzolo, attraverso le sue mani. Questo è il dato personale di affetto, di ricordo e di amore per la nostra terra, quell'amore che Gino ha messo in questa ricerca. Ma al di là di questo c'è il dato istituzionale. Recuperare la memoria e la storia del nostro paese fa parte del progetto culturale di questa amministrazione. Ho già fatto un
Ministro della Cultura del Comune di Utrecht. Buonasera a tutti, mi associo e saluti Diana, il nostro sindaco. Vi do il benvenuto e vi ringrazio per aver accolto così numerosi il nostro invito a questa manifestazione d'urgenza, appunto le radici e le api. Vi mando un caloroso saluto all'autore del libro La mia urgenza, Gino Zuzzolo, a Don Mario Sciarretta, al dottor Enzo Colarusso, che siamo abituati per lo più a vedere nel piccolo schermo, giornalista di CDS TV. Al nostro gradito ospite è l'attore e regista Luigi Tussola, fondatore della bottega teatrale Caserta, con un curriculum teatrale da dare invidia a molti attori e registi, grande interprete di Viviani ed Edoardo Di Filippo. Ha recitato con servizio. Ragione, questa sera saluto il dottor Dicevo che il presidente del Senza Parco del Bruno Camposano. Allora, per lei, i saluti e per le sue osservazioni, ma che sta già cominciando a delineare un po' il quadro della sera. Non mi nascondo che quando Gino mi ha chiesto, sotto suggerimento di un mio confratello, di scrivere una prefazione a questo libro, io mi sono trovato un po' in imbarazzo, ma è un libro, cosa è? Oppure è un insieme di aneddoti, di racconti o di messi in evidenza di tanti personaggi come mosaico che hanno formato la storia di Genova. Poi dopo mi sono messo lì e quello che mi è uscito come prefazione, ma ho scritto già all'inizio di questo libro che più che prefazione voleva essere una breve lettera di compiacimento, perché io dico: ogni iniziativa che si fa, da qualsiasi persona possa derivare, è sempre un arricchimento per la comunità in cui di Lucento e si è commosso. Ha cominciato a piangere. Dico: ma perché lei conosce Lucento? Dice: sì, io la conosco perché mio figlio è stato maresciallo dei carabinieri a Lucento. E ha cominciato poi a descrivere le strade, le persone, tutte le località. È bello. Adesso che sono in Campania dico la stessa cosa. E c'è sempre l'equivoco di Trento a Lucento. E io come battuta dico: non mischiamo la sete con la lana. Dico: Lucento è una cosa. Comunque, per non essere lungo, perché gli interventi sono tanti per dare spazio agli altri, io voglio leggervi questa paginetta di introduzione al libro che ha a che fare con Genova e che si sono trasferiti all'estero e poi hanno dato lustro a questo paese, a questa comunità. Invece mette in evidenza proprio la gente più semplice, quello che fa veramente la storia. Sarà il muratore, sarà il calzolaio, sarà, che vi posso dire, il deturbino o altro. Questo è una cosa meravigliosa. Allora io mi dico: più che prefazione, la mia vuole essere una breve lettera di compiacimento e di ringraziamento al dottor Luigi Tullio. Lo splendido mosaico che l'autore ci presenta in questo scritto, in cui si riscoprono usi, costumi, luoghi, personaggi, aneddoti, contribuisce ad arricchire la conoscenza dell'evoluzione storica del nostro paese. Il merito del dottor Giuzzolo sta nella presentazione di tanti cittadini di Lucento, che nella loro semplicità, nel lavoro assiduo e onesto, hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione
l'occasione di questo piccolo e permettente grande colloquio per me e per tanti altri che ci siamo nati. Quando si può narrare la storia di una nazione, di una città, di un paese, il pensiero corre spontaneo a quei cittadini che si sono distinti per cultura, per economia, per carriera militare o politica. Il dottor Zuzzolo in questo libro, dal titolo La mia leggenda, ha voluto mettere in evidenza le gesta, i detti, i fatti di persone umili, laboriose, che hanno lasciato una bella impronta nel tessuto sociale del nostro paese. Spesso ci si dimentica di loro. Non viene dato il giusto peso all'impegno profuso per il benessere della collettività. Questo buffo del passato. Io devo rispondere a questa domanda, però prima io vorrei fare delle considerazioni che sono diritto e perdonatemi anche l'ineffabile e l'indicibile gioia e commozione che provo in questo momento per le parole ricche di enfasi che hanno voluto indirizzare alla mia modesta persona. Io sono Gino Zuzzolo, sono una persona, sono un aborigeno di questa realtà e per l'amore della mia terra io mi sono sforzato a fare una raccolta e ho detto nel mio libro che tenevo custodito nella mia mente una cassetta dove l'ho srotolata e ho riportato sul foglio tutto ciò che avevo memorizzato. È stato per me un impegno molto difficile, devo dire, però ecco, io faccio una piccola introduzione, però per consentirmi non vorrei dimenticare, io devo ringraziare il sindaco, perché a parte le parole che ne ha modo per esternare, non perché Don Gennaro non lo sappia fare, ognuno di noi ha un modo per esternare il consenso, per esternare una proposizione o qualcosa, e allora ognuno di noi parte con questa enfasi, quindi diciamo marca molta enfasi, e io con quella enfasi, con quella veemenza ho voluto portare alla luce questi personaggi in questo libro, proprio con enfasi e con veemenza, proprio per osservare l'amore per questa terra, perché questa terra io sono nato 62 anni fa, nel 55 la strada era ancora col manto bregiato, l'abbiamo avuto in quell'anno l'asfalto ed è passato per la prima volta su gente in Giro d'Italia, ricordo questo particolare che mi è rimasto impresso, da allora non è passato più nessun giro né della Campania né d'Italia. Ecco, e questi fatti, e poi la gente comune, la gente che io ogni sera vedevo con i miei occhi che tornava dal lavoro, specie nel periodo estivo, con una fronte marida di sudore e portava a casa quelle poche lire per cercare un poco di sbarcare. Il signore era mio nome. Indossava una divisa perché suppongo che il comune di Pellizzano non aveva la possibilità di comprargliela. Veniva identificato perché portava sulla testa un berretto dotato di uno stemma. Era rimasto un nostalgico del partito monarchico, tant'è che nel suo parlare rievocava piuttosto frequentemente con enfasi la figura del re. Lui svolgeva il servizio affidatogli assumendo un atteggiamento serioso, quasi militaresco. Si distingueva soprattutto nel giorno del mercato, in quanto veniva ispezioni presso i vari venditori ambulanti. Era tenuto in modo particolare dai politici, i quali al suo apparire gli davano prestigiosa cura. Nicola De Lucia. Nicola De Lucia era detto Sarachella, che faceva lo spazzino. Persona simpaticissima alquanto bizzarra, specie quando raccontava i suoi aneddoti.
era addetto alla pulizia e alla manutenzione della strada, pulizia si fa per dire, visto che all'epoca l'unica strada che attraversava il paese era la statale 275 che aveva il manto trecciato. Nel periodo invernale, alle prime piogge, essa si presentava impercorribile a causa delle numerose pozzanghere che venivano a formarsi. Il lavoro più faticoso lo attendeva durante la stagione estiva. Per far sì che non si alzasse la polvere, doveva infatti provvedere a irrigare continuamente la strada. Il mezzo avuto in dotazione dal comune era rappresentato da un carretto con sopra una botte di legno che attraverso un congegno posizionato nella sua parte bassa faceva zampillare l'acqua sulla strada. Per tirare e spingere il carretto, oltre ad impiegare la sua forza, chiedeva aiuto alla moglie Pupetta. Al signor De Lucia era stato altresì affidato l'incarico di custode del cimitero. La signorina Nassi. La signorina Nassi ha operato nel nostro paese per circa 47 anni, lavorando veramente sodo, così come si può facilmente immaginare, considerando il cospicuo numero di parti avvenuti presso le abitazioni delle pastorelle, in un contesto in cui le famiglie contavano una prole piuttosto numerosa. Una mamma, assistita da lei in numerosi parti, mi riferiva che la signorina Nassi, oltre ad infondere fiducia per la sua professionalità, riusciva a instaurare nel tempo un sincero rapporto di amicizia con tutte loro. Nel quotidiano le capitava sovente di incontrare per strada delle mamme con i loro figli e con la spontaneità che la contraddistingueva, oltre a svolgere un saluto affettuoso alle sue ex pazienti, dedicava ai piccoli delle tenere carenze. Negli ultimi anni si presentava con un fisico gracile ed una voce splendida, ma ciò nonostante non si sottraeva dall'interessarsi dei suoi numerosissimi figli. Sono certo che in tante mamme è rimasta scolpita nella mente l'icona di questo angelo custode. Con la morte della ostetrica Nassi scompare anche ad Ugenda una figura istituzionale. Poi dopo Celeste Fiore, liberato da Nico, Orlando Calvani, svolgevano l'attività sia nel proprio salone che presso i domicili dei clienti. I contadini si facevano sbarbare una volta alla settimana e il loro giorno preferito era il sabato. Il taglio dei capelli invece era meno frequente. Anche questi artigiani venivano remunerati dai contadini con il denaro. Poi per esempio i sarti da uomo, erano i signori Lorenzo Resti, Francesco Di Certo, Fulvio Esposito, attualmente residente negli Stati Uniti. Ricordo in particolare modo quest'ultimo perché è stato il sarto che ha cucito l'abito della mia prima comunione, che fu il mio primo completo composto di giacca e pantaloni. La stoffa veniva acquistata in occasione del mercato settimanale che si teneva in paese. I sarti per lo più aggiustavano sulle famose bancarelle. E poi naturalmente mi è piaciuta una pagina in cui si parla delle attività ludiche e tra le attività ludiche naturalmente c'è il calcio. Una cosa, adesso è un poco più complicato, però noi lo pensiamo come era una volta. Il gioco del calcio a Ugenda veniva praticato così come le altre attività sportive soprattutto durante la stagione estiva. Il terreno di gioco era in genere quello lasciato libero da coltivazioni dopo la mietitura e neanche le stoppie riuscivano a farci resistere, tanto era la voglia di giocare a calcio. Il primo campo sportivo, si fa per dire, munito di porta, fu realizzato come accennato in via del Frasso, proprio dove ora si trova la casa del signor Giovanni Grasso. Questo terreno, come gli altri, diventava campo di calcio dopo che era stato raccolto il grano. Alla fine degli anni 50 fu organizzato un torneo promosso dalle società sportive della Valle Caudina. In palio c'era la famosa Coppa Taburno. Ad Ugenda si affrontò in poco tempo una squadra con calciatori del posto e si partecipò al torneo. La squadra nostrana si qualificò ed andò in finale contro la squadra di Ancona. Il presidente delle attività sportive di Ugenda, designato dal Poli di Benevento, era il dottor Arcangelo Di Certo.
l'organizzatore che faceva anche da allenatore era il geometra Capertano Faggio, il quale, pur di conquistare l'ambito trofeo, convocò all'opportunità tre calciatori appartenenti a categorie superiori. Per assistere alla finalissima si mobilitò gran parte del paese e per raggiungere il campo sportivo di Airola i fratelli Napolitano misero a disposizione il loro carro, un automezzo di marca americana chiamato Ursus. Ricordo che il camion era stracolmo di tifosi studentesi. Ad attenderci c'era una gremita schiera di tifosi avversari. La partita si mantenne sui binari con sostanziale equilibrio fino a quando, allo scadere del secondo tempo, la squadra del Lugenza, con un gol di sostegno da uno dei calciatori catestani, si garantì la vittoria. Da quel momento iniziarono dei veri e propri tafferugli tra le tifosi. All'uscita del campo si vedevano numerosi tifosi dell'Airola appostati pronti ad aggredire con lanci di sangue. Gran parte dei tifosi lugentesi, accortisi della loro presenza, consigliarono all'autista del camion di imboccare una strada secondaria. Questi vi riuscì e così uscirono dal lancio dei tassi. Soprattutto in comuni piccoli come il nostro, dove col sistema maggioritario per determinare la vittoria di una lista bastava avere anche un solo voto in più rispetto alle altre liste. Il giorno delle elezioni si accompagnavano alle urne anche gli impegni allestati da diverso tempo. Un anno, in occasione di una campagna elettorale, volli dare il mio contributo ad una lista. Tra i tanti compiti da assolvere vi era quello di trasportare a bordo di un'autovettura qualche infermo che doveva esprimere il proprio voto. Ci recammo così da un vecchietto allestato. Iniziamo a vestirlo. Dopo avergli infilato i pantaloni, l'anziano cominciò a lamentarsi. Ma poiché il suo elogio era piuttosto pasticciato a causa della malattia che lo affliggeva, non riuscivamo a capire le ragioni dei suoi lamenti. Ad un certo punto il malcapitato riuscì a compiere un gesto con la mano e ci indicò la parte interessata dal dolore. Così scoprimmo che nel chiudersi la cerniera l'ampo dei pantaloni avevamo coinvolto la cute dei suoi vestiti. È rimasto impresso anche un altro episodio opposto ad un vecchietto quasi moribondo. L'anziano, proprio nell'attimo in cui stava facendo il suo ingresso nella cabina elettorale, fu colto da un malore, tant'è che tutti credemmo che stesse per esalare l'ultimo anello. A quel punto fummo solerti nel recarci dal medico che, venuto a conoscenza del caso, essendo l'elettore un suo paziente, ordinò somministrando un farmaco attraverso un'iniezione. A quel punto fummo solerti nel recarci dal medico. Va bene, questo l'abbiamo detto. Ritornati celermente al seggio al fine di intervenire tempestivamente, praticavo l'iniezione al poverino senza neanche abbassare di manca l'ora. Trascorsi alcuni minuti, l'uomo manifestò sintomi di ripresa. Così portammo a perdere l'inizio. NSP era una delle sezioni di Partito Unita di televisione. Durante la settimana vi erano alcune trasmissioni che la gente amava seguire. Il giovedì andava in onda un po', ma noi partiamo ai vostri cuori, alle vostre intelligenze. A 18 anni i camerati italiani ci scagliavano contro i carri armati nemici. Abbiamo ancora una canzone da cantare al sole, una bandiera da sventolare al vento. Viva l'Italia, viva il Movimento Sociale Italiano. E ora cedo la parola alla professoressa, come si chiama? Maria Antonietta Nappi, candidata numero uno. Venuta a Tuggenta, è vissuta da sola e quindi ha dato un segnale forse alle altre donne. È un segnale un po' in anticipo, le nostre donne allora non hanno saputo cogliere, però era la prima donna emancipata del nostro paese.
giusto essere anche politici.